Sì! Ciao! 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 Oggi sono con Lollina perché devo fare una sorpresa a Lara Ci è arrivato questo organizer in acrilico Che bello! Sarebbe un portatrucchi E in genere viene venduto come portatrucchi Ma... Ma... Se c'era molangciuolo era già volato Eh sì, infatti Ma... Eh, lo voglio usare per voi LOL Veramente? Sì, Lollina Oh, mi è venuta un'idea per tenervi a posto, ma non solo. Cioè, ci vuoi mettere a dormire lì dentro? Non solo: siccome è trasparente, questo organizer si trasformerà in. Cosa, 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 non te lo dico? Uffa! No, si trasformerà in un mondo lol veramente, veramente carino. Adesso vi spiego come fare, come farlo diventare meraviglioso in pochissimi passi con molto divertimento. Allora, per prima cosa vi voglio dire che questo viene da una collaborazione con la Song Mix, che è una ditta che vende eh, cose per la casa su Amazon. Quindi la potete trovare su Amazon. Poi vi metto eh, i link sotto. Ma eh, questo appunto è venduto per i cosmetici. Ma mi piaceva moltissimo come organizer per la scrivania di Lara perché è completamente scomponibile. Quindi questo primo pezzo può andare bene per matite, gommine e cosine di Lara. E eh, è tutto in acrilico, bellissimo, è trasparentissimo, piace un sacco. E quest'altro mobiletto si può sempre scomporre in due unità, vedete? Sono due unità separate con dei cassettini. Mi sono studiata tutte le misure perché ne vendono vari modelli con i cassettini tutti sottili o tutti grandi. Questo era quello che mi convinceva di più perché ha cassettini sia di dimensione adatta alle lol, vedete che entrano alla perfezione, sia invece cassettini più sottili per le LIL o per gli accessori. Bene bene, e a questo punto eh, comincia la costumizzazione di questo. Mobidetto. Allora all'interno ci sono questi, questi tappetini, queste spugnettine che non ci serviranno. Quindi li toglierò e eh, le cose di cui ho bisogno per questo lavoro saranno dei fogli di carta. Eh, del feltro, ve lo faccio già vedere, del feltro eh, leggero, questo morbido in modo che lo posso piegare, poi capirete perché, poi la plastificatrice. Eh, ma se non avete la plastificatrice non fa niente, basta lo scotch e delle decorazioni. Pronti? Cominciamo! E cominciamo dal cassettino piccolo, mi sono andata a stampare questo, questo l'ho disegnato col computer, ma se non potete farlo col computer basta prendere la misura del foglio e andare semplicemente a disegnare uno sfondo che vi piace, potete fare una stanzetta, un giardino, quello che volete. Io adesso lo andrò a plastificare, ma se non avete la plastificatrice potete tranquillamente e rinforzarlo mettendo dello scotch liscio liscio sopra in modo da renderlo impermeabile e più duraturo. Invece, per il cassetto grande, ecco qui lo sfondo che ho stampato. Ma appunto, come vi dicevo prima, potete eh, tranquillamente farlo da soli anche colorandolo. Sarà bellissimo e sarà personale. Mentre si scalda la plastificatrice, io mi vado a ritagliare i miei sfondi. Che è pronta, posso mettere il mio foglio a plastificarsi. Eccolo! Comincia a uscire. Vado a mettermi gli sfondi delle camerette piccole con un piccolo, proprio una micro goccina di colla a caldo così sarà facile cioè rimarranno fissi ma sarà semplice un domani se io volessi toglierli saccarli basta tirare e la colla a caldo salta via questo è il primo ecco fatto come vedete li ho piegati in modo da lasciare anche un pochino di pavimento vedete li ho lasciati con un pochino di pezzo in più adesso un pochino di colla a caldo anche da quest'altra parte Voilà. E voilà, questo è l'organizer una volta riempito. Lorina ti piace? Ma che bello, ma quante dolci vanno dentro? Tantissime. Adesso vediamo piano per piano come è venuto. Vi faccio vedere la parte superiore. Ciao, bby. Parte, allora c'è uno scomparto più grande che ho foderato con un pochino di feltro, che si può togliere per pulire e eh, ho messo questa che è la scatolina di Lara, i pattini, le cose più piccole che se no si perdono e questa sta qui. Poi questi sono perfetti per mettere i biberon e eh, volendoci si possono anche infilare le lille negli scompartini che stanno dietro. Poi rimangono degli spazi utili per mettere matitine altre cose carine e volendo qui si possono mettere anche dei foglietti. Andiamo avanti. Questo. È l'altro livello, guardate che meraviglia! Guardate quanto è bello! Tutte ordinate! Allora, al piano superiore ho messo il feltro sotto per abbellire e tutti quanti gli accessori come occhiali, scarpine, eh, palettine dei pet, eccetera. In quest'altro altro cassettino entrano veramente un sacco di lill. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Lil Wow! Quindi ecco sono cassettini piccoli ma molto, molto capienti. Qui sotto ho messo un po' di pet e qui sotto ho messo ben 1, 2, 3, 4, 5 lol. Ma questi adesso li dovremo animare. Guardate un po': adesso io tolgo le bamboline e questo mi diventa. Una piccola stanzetta, adesso la mettiamo qui e andiamo avanti. Togliamo i nostri pet e avremo subito disponibile un'altra stanzetta che mettiamo qui. Adesso andiamo a vedere la parte di sotto. Ecco qui, guardate anche qua che colpo d'occhio meraviglioso. Qui non ho messo il, il feltro, ma ho messo il forni glitterato e ho messo tutte quante le borsine. Così è proprio una teca: si vedono bene, si prendono comodamente e ce ne entrano un bel po'. Arriviamo alle nostre roll: guardate quante ne ho messe dentro, Lendo se ne possono aggiungere ancora un pochettino. È molto, molto, molto comoda. Allora tu vai qui, e voi ragazze dovete uscire, perché adesso devo preparare una cosa molto, molto carina per voi. Lolina, sei pronta? Sì, 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 cosa devi fare? Guarda, eh? Guarda molto bene. Questa fa così. Questa si mette da questa parte, così. Questa si mette di qua e adesso tiro. E voilà. Ma che meraviglia, è una casetta, esatto. In pratica, l'organizer può diventare all'occorrenza una casetta per le lol. Volendo, si possono fare anche dei piani superiori mettendo, le, mettendo i cassettini in questo modo. Ma è carino anche tenerlo così. Non ho aggiunto la stoffa a questi, ma volendo, si può fare la stessa cosa anche a questi cassettini. Basta incastrare del feltro. Vedete che io ho lasciato la letta qui uh, lascia, uh, staccata, in modo che il feltro l'ho incastrato sotto. Quando lo vorrò lavare o cambiare, basterà tirare e metterne uno nuovo. E questa è la casina, guardate quanto è perfetta ed è proprio a misura lol. Questo potrebbe essere una cameretta. Mentre questo, secondo me, visto che gli ho disegnato la tendina, è perfetto per fare il bagno. Ti piace, Lollina? Sì, è bellissimo, ragazzi, vi piace molto. Adesso dobbiamo vedere la reazione che farà Lara quando vedrà questa cosa. Che, che dite, le piacerà? Secondo me, tantissimo. Ed eccolo qui, e adesso è arrivata anche Lara e ci dà un giudizio. Che ne pensi? Bello! Ti piace, ma tu non hai visto bello. quando è rimontato? Eh? A te questo si chiude, lo sai? Come? Guarda, ti faccio vedere. Allora, queste si tolgono tutte quante. Si svuota qui. Adesso metti qualche lol qui dentro tu, così non, non perdiamo tempo. Io svuoto la casina metto pure l'ullina bravissima mettici anche l'ollina. guarda che succede a questa ecco, a questo a fai, faccio così così e così e ci oh. puoi mettere delle altre lol dentro pronta? brava mettene un po' anzi mettiamole così come vuoi tu le puoi mettere come ti piace io le metto alternate perché ne entrano di più se le metti un po', un po così un po' così ne entrano di più qui abbiamo messo i pet guarda allora qui guarda che succede così e ci vanno le lol questo si sposta un attimo questo torna qui sopra vanno le lol da una parte dall'altra parte vanno i... tipidine. le tipitine le tipitine sono già a posto, qua vanno i pet e questo va sopra che ne pensi bello contenta sì. lo possiamo ancora decorare lo sai veramente certo qua ci mettiamo il nastrino con le lil ok ecco Qui. Lo mettiamo anche dall'altro lato? Sì. Allora, noi abbiamo messo un nastro, ma se non avete il nastro, potete tranquillamente disegnarle e metterle voi, giusto? Sì. E poi che dici? Mettiamo un po' di brillantini. Sì. Guarda, tieni, vai tu, Mettili sul bordo di questo, che ne so, dritti, eh se non riesci, li ristacchi. E li... Al centro così centrali, aspetta, faccio pure uno, due, tre. non fa niente, mettiamo così, anche da questo lato, così sono simmetrici. Ma che carino, si sì. sbrilliccoso. Mm. metti gli altri, è eh, brava. Fai proprio il quadratino. Intorno. Sotto. Dai, facciamo diventare bellissima questa cassettiera. Ed eccola, finita, tutta super sbrillantinosa. Ta -da! è bella, vero? È proprio carina e poi è comodissima. Adesso ve la facciamo rivedere. Aperta uno, due e se questo video vi ha dato delle nuove idee o vi ha tenuto compagnia dateci un like iscrivetevi al canale è molto importante perché così eh, entrerete a far parte del nostro tipi team non perderete i prossimi video e potrete appunto vedere storie eh, unboxing tutorial e tante cose eh, inerenti al mondo dei bambini e mi raccomando eh, spuntate anche la casellina della notifica la campanella perché così sarete i primi ad essere avvisati quando esce un video nuovo quindi sarete i primi a commentare e i primi a vederlo grazie a presto! Un bacio a tutti quanti! Ciao!